Ciao ragazzi, sono qua nel vallone di Cellemacra, che porta, e questo è il Tibert, il fiume Tibert. Siamo l'ultimo giorno di febbraio, vederlo ghiacciato così, senza acqua, è qualcosa di veramente brutto. Dovremmo partire con lo scioglimento delle nevi, che quest'anno non c'è, e non c'è acqua, la vedo molto molto dura. Adesso vado a vedere se trovo il mio amico Piero, se si lascia fare il video o no, e nella sua stalla, nelle sue vacche, quelle stalle di una volta, vediamo. Non ho il numero di telefono, non ho potuto contattarlo, gli faccio la sorpresa. Seguo, la conoscete già, perché quando ero solo andato da Meme mi ero già fermato qua. Adesso proseguo verso Orchiotto, 2 chilometri, c'è la cappella di San Sebastiano, qua è il comune di Celle. Questa è la cappella di San Sebastiano, l'avrete già vista in tutti i miei video che faccio qua nel vallone di Cellemacra. Questa è la borgata di Serre, esposta al sole quasi tutto il giorno. Guardate che carine queste ristrutturazioni, tutto esclusivamente pietra. Questa è la chiesetta che avete appena visto di San Sebastiano, vista sulla strada che va su al Chiotto, a Borgata Rua, dove abita Piero. Questa è la parrocchia di Cellemacra. Pieno di piccole razioni. Su, là dove c'è la neve, si intravede quella linea che vedete, è la strada dei cannoni, poco sotto la neve, che parte da Busca, dalla colletta di Rossana per Valmala e arriva fino a Elva. Quelle lì sono già le vette di Elva, poi arriviamo al Pelvo, la Marchisa, il Chersogno, la mia vetta del cuore, 3026 metri, il primo 3000 che ho fatto col cavallo nel 2010, la mitica Nikita. E ora vado da Piero. E qua è dove abita Piero, adesso vado a vedere se lo trovo, il trattore c'è. Adesso vado a cercarlo. Qua il cane che dorme sulla balla di fieno, da giù da mangiare i bestie. Questo è Piero, il mio amico Piero dell'Alpe di Tibert. Qua è la legnaia, il galletto è lì che prende il sole, appollaiato. È tranquilla, eh? Allora, andiamo a vedere le vacce. I villette sono su tutti? Ma va! Qua ancora le stalle come una volta. Le foglie per mettere sotto al posto della paglia, come una volta. Come una volta. E metta carampa a fede. Spero. Ma lo torna a scuola? Ah, lo torna. Ah, boh. Dove lo guardo, ma. Fine. Lascio, ma.
i ciapo giari. Ciao bella. Ciao bella. Mentre tu hai da mangiare, se no mi rende fame. Le papusche di Ravinco. Allora, andiamo a vedere gli auto. Andate qua. Si mette sicuri la gabbia dei conigli. Tutta molto, molto artigianale. Come... E qua sono al sole tutto il giorno. Ma la snende qui? Noi, ah, più da qui? Ecco qua le altre, le manzette. Favola, favola e fiaba. No, fava, favola e fiaba. Ah, che belle. Ma che non si legge. L'auto giusto è da tutta la bandù. Mi parlo intanto. Su caladere del muretto, appresso gli erano tutti l'auto catturante, ma via, ma navaccio di due c'è 1200 kg, una montagna, e mi sono saltato qui dal muretto, le vacci erano qui, ampia via, se sono le schiappa i cuori, e parei. E voilà, questa è la realtà di Piero, c'è le macra, non si è borgata a Serra, eh? Borgata a Ruà. A Ruà, sì? Borgata a Ruà. Borgata Ruà. E voilà. Non pensate a portare la butto, se no bevi una vinco. Ma lei a fare il caffè, vai. Allora, adesso ci facciamo la bevuta, il caffè e poi ritorno giù a valle. Bon, ciao Piero, alla prossima. Ciao. Vengo poi a trovarti quando hai i vitelli ancora. Ciao. Ciao, ciao. Se veduma, ciao, ciao. Allora, altra bella realtà della Valmaina, in quella di Celle, mi pare che mi ha detto Borgata Ruà, è qua. Su, dove va l'Alpe di Tibert, il vallone di Tibert, vedete c'è un po' di neve qua nel lato nord, sono i pascoli dove va mio figlio, Luca, poi c'è Meme. E proprio dietro là, lì l'Alpe di Tibert, dietro c'è Castelmagno, dove c'è il mio amico Pieraldo che andrò a trovare nei prossimi giorni appena ha un po' di vitelli. Il mitico Pieraldo. Il suo video non ho più controllato in questi giorni, aveva superato le 180.000 visualizzazioni. Vedete qua Piero, lui toglie qua la druggia, la mette qua sul rimorchio, porta via. Tutto a mano, qua non c'è il nastro trasportatore, non c'è nulla. Ciao ragazzi, alla prossima. Ecco qua, in questa zona passa il sentiero Nasvo, un sentiero molto bello dove ci sono delle sculture, una storia, una leggenda di Naslu, è molto interessante. Vi faccio ancora vedere qua la biga trasporto animali vivi, guardate che carina. È la biga, diciamo il trailer di Piero. Adesso chiudo proprio. Ciao ciao.